Ma noi dobbiamo fare sta gag ogni volta. Ogni volta. Ogni sacrosanta però, volta. Però, cioè, io non so come chiamarlo. Show. Questo show, questo show. Quindi come lo chiamiamo? Capiamo. Benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo episodio del nostro show che non sappiamo come chiamare. Capiremo. Futuro. Capiremo. Semplice, futuro semplice, prima persona singolare. Prima persona plurale. Bravissimo, volevo vedere, sarà attento. Oggi facciamo una bella lista di cose cringe. Cose che la gente fa e che deve smettere di fare. O no, cioè ognuno, oddio, uno può fare le cose cringe se vuole. Però deve essere consapevole del fatto che sono cringe. Se una persona fa una cosa cringe e ne è consapevole, fa ridere o lo rende... Automaticamente la rende non cringe, secondo me. Vero? Sì. Ok. Ecco, quindi quello che stiamo facendo oggi è un video per il sociale. Vogliamo aiutare tutti voi a essere consapevoli di cosa è cringe e cosa non è cringe, in modo da poi non smettere di fare le cose cringe, continuare a farle, ma consapevoli del fatto che sono cringe. In questo modo poi non saranno più cringe. Esatto, però occhio, perché poi uno lo può usare come scusa. Tipo, il mio baffo, ti piace? Ma non è cringe. È solo, vedi? È solo orrendo. No, l'ho fatto apposta, so che è cringe, ma lo faccio apposta. Noi stiamo registrando adesso, tipo, tutti i video di agosto. Quindi la gente per un mese ti vedrà con questo baffo. Beati loro. Beate loro. Beate loro. Guarda come sono coperto oggi. Oggi sei coperto. Oggi sono io un po' più sbarazzino, un po' più... ma ci completiamo. Vabbè, iniziamo con questa lista di cose cringe. Inizio io, inizi te. Inizio io, inizi te. Capiamo. Io se sento un'altra volta la parola capiamo divento pazzo. La mia, questa è veramente specifica. Mettere la salsa sopra alle patatine e non a fianco. Hai allora, capito? Sì, ho capito. Però prima voglio farti il mio solito commento del come ti viene. Questa come ti è venuta in particolare? Hai visto la scena e hai detto questa? Io non sono un amante delle salse in generale. Tranne quella cubana e quella colombiana. Bella, buona. Bella, sì, bella. Sì, sì. No. Quella che buono. Si balla, quella che si balla, la salsa, quella. Ho capito. Però l'altro giorno ho comprato delle salse e ho comprato in particolare questo ketchup piccante. Che bro. Il ketchup? Piccante. Ma sarà meglio la barbecue? No, piccante. fa paura. Okay. No, la barbecue è troppo dolce, a me l'agrodolce, va a impazzire. Ok, capito. Buonissimo. E quindi ho iniziato a abusarne, a metterlo ovunque ormai. E mentre mangiavo le mie patatine ho detto: ma puoi mettere il ketchup sopra tutte le patatine? Ma che senso ha? Mettilo a fianco. Perché poi alcune patatine saranno piene di ketchup e altre patatine saranno senza. Perché poi quelle sotto sotto non riesce a intingere veramente. No. Quindi ci sta quando è per comodità, quindi non so, vai tipo alle fiere e ti danno la vaschetta di patatine. Ma anche lì, scusa, la metti in un lato, la metti in un angolo. Ma comunque alcune patatine saranno completamente immerse dal ketchup. Sì. O dovrebbero darti una vaschettina a parte con dentro il ketchup, ma poi dove vai con queste due vaschettine in mano? Magari la metti dentro. E poi come fai? Cioè, ti serve una terza mano per prendere una patatina e metterla dentro? Non puoi. No. Ma poi come fai? E poi come lo mangi? Con un lancio? Non ce la puoi fare. Quindi lì te lo concedo, ma se tu sei a casa tua e nel tuo piatto metti il ketchup sopra tutte le patatine o la salsa, quella che è, sei cringe. Oltre che un po' scemo. Sì. Non vanno in coppia queste cose? No, sempre. Secondo me alcune cose sono solo cringe. Ok. Andiamo quello di Gioele. La prima secondo me ci sta. Quelli che parlano, questo succede spesso nei maschi alle superiori, sì. Perché che guardano Twitch, ed è parlare a meme, che ti parlano solo a 0,25. Mio padre, tipo. Però quelli che lo dicono proprio non facendolo diventare meme, cioè capito? Quello dicono proprio che lo pensano. Io sium. No. Merda. Capito. Vedi. No, sium. Quelli che dicono sium. Sì. Tosta questa. Sì. Il capiamo è un bel meme, secondo me. Cioè, se dite capiamo va bene. Ma perché è iconico? È iconico. Cioè, ce lo dicono le persone. Che poi questo comunque parte sempre da Twitch. Perché parte da Daremo, mio padre. Ma questa parte non diciamola. Però... perché no, però non puoi dire parte da Twitch mio padre. Cioè, ti auto. Dai. No, ma vedi, capito. Quindi vai. Quelli capito, che fanno... capito cosa? Quelli che fanno questa cosa sono cringe. Qual è il meme più cringe secondo te? Il dub. Sai che l'ha inventato Pogba? Davvero? Inventato Pogba? Poi l'hanno importato negli Stati Uniti, però l'ha inventato Pogba. Mio padre. Non so perché sostino. Repostare i boni o le bone nelle storie. Colpevole. Ma dai. Ma perché? Sono colpevole. Ma perché? Cioè, mandale. Già me le mandi. Tantissime. Mandale a chi devi mandarle. Le mando un po' di più io, in realtà, ultimamente. Esatto. Ultimamente sì. Sono un po' più arrapato, forse. Ah, estate. A fuori di ascoltare reggaeton. Ah, quello influisce. Quello influisce un sacco. Però, allora, cioè, perché dici che è cringe repostare un bono, una buona? Nelle storie. Ok, perché? A te non lo vuoi dire perché comunque c'hai tutte le tue amichette che ti repostano nelle storie. O forse sono io un po' invidioso che non ho le amichette che mi repostano nelle storie. E non hai neanche le amichette, cioè non hai le amichette che ti hanno come sfondo del telefono.
Io secondo me un 100-200 persone in Italia hanno me come sfondo. Stai come sfondo del telefono? Secondo me entro fine 2024 il numero sarà a mio favore. O noi insieme? No. Vuoi tu? No, io da solo. questa scena però tipo tagliata qui. Cioè che si vede tipo il tuo braccio, così si sa che c'era qualcuno e loro appositamente non volevano metterti. Cioè non è cringe? Ma perché bro? Ma cos'è? Cioè boh, non lo so, un po' cringe. Cringe. Ok, capito. Cioè se ti vedo dico... Ok, capito. È esattamente la descrizione di cringe. Se non sai dare una spiegazione, cringe. Bro, mandala a qualcuno. La mia seconda è quelli o quelle che fanno i fake influencer quando non hanno troppo seguito. Comunque non sono così rilevanti o non interessano così tanto la gente. Tipo Ciccio Pasticcio 4 che si compra il verificato. Sì, esatto. Con soprattutto adesso che c'è sta cosa, quelli col verificato che tentano e fanno finta di essere rilevanti. Comprare il verificato è cringe. Dipende perché lo fai, però non voglio dare una risposta troppo. Perché te lo vuoi comprare? No, certo, io zero, no. Però se è per sicurezza eccetera ti dico va bene, però tutti te la venderanno così, quindi ti dico boh, non prendi una posizione, un ignavo. Sì. C'è un cerchio appena fuori dall'inferno, non è dentro l'inferno. Esatto, proprio l'inferno. Io. Dove sono gli ignavi? Io. Nel? Primo. Limbo. Nel primo cerchio ci sono io? No, queste cose non me le ricordo. Mamma mia che ignorante. E l'ho fatte l'anno scorso. Sì. Le ho fatte tipo 5 anni fa. Sì. Anzi di più, terzo superiore ho fatto l'inferno. Superiore. Male. Primo cerchio i golosi, secondo i lussuriosi. Lussuriosi chi sono? Due esempi di lussuriosi famosissimi. No, non me li ricordo zero. Paolo e Francesca, niente. Il loro amore. Dai, Galeotto fu il libro. E chi lo scrisse? Sì, però è facile se te le dico io. No, questo non mi ricordavo. Sì, va bene. No, questo non mi ricordavo. La mia prof di italiano premeva molto su Dante, infatti come vedi. Anche la mia, e infatti io lo so. Dai. Siamo straluminosi. No? Tu un po' di più. Andiamo avanti. C'è Ricky che sta per ridere. Ricky, okay. Ciao Ricky. C'è Ricky. C'è Ricky. Ciao. Elemento mistico. Allora questa secondo me tra tutte, non ti dico che è la più cringe, però forse top 3. Okay, top 3 sicuramente se la gioca per essere la più cringe. Farsi fare le foto da postare su Instagram dai genitori. Cioè tipo, hai presente quando vedi quelle scene di tipo ragazzi o ragazze, in duomo, che ti provi a far fare la foto da figo o da figa, però tipo da tua madre o da tuo padre, che non sono capaci di fartela. E quindi cioè, si crea questa situazione nella quale vedi questi ragazzi che si mettono là tutti impegnati a posare tipo davanti al duomo, davanti alla nostra zona. E poi i genitori non lo sanno fare e vanno lì e si cazzano. Ma dai, ma cosa fai? E loro tipo, vabbè, ma che se ne frega, una foto, dai, esatto. Va bene. E cercano di capire perché, ma perché non ti, cos'ha che non va questa? È fatta tipo così, esatto, storta. Tutta sbagliata. Lui con tutta l'ombra in faccia, sì, i piedi tagliati. Fotografo, ok. Fotografo. Io fotografo, sì. La regola dei terzi. La regola dei terzi, che sono cose che tu ormai dai per scontato perché passi la giornata a farti selfie su Instagram. I genitori non le sanno queste cose, non le sanno. E la situazione che si crea, secondo me, è veramente cringe. Sì, stavo per dire bellissimo. No, è proprio tipo... Cringe. Io non guardo. Quando succede ti faccio tipo... Ti viene proprio da... Cioè, sì, ti mette in imbarazzo a guardare. Cringe. La verità. Terza mia. Ok, io continuo a buttarmi giù. La palestra è la tua personalità. Io intendo quelli che proprio dicono, oh no, io ho avuto amici con cui quando uscivo a parlare o a prendere qualcosa, mi parlavano solo di come fare gli esercizi per attivare meglio il tricipite, così ti viene d'accordo. Ok. Capito. Finché ti fa male, basta, ti sei allenato. Sì. No, loro vogliono 7 colpi così, poi ti bevi un caffè nel mentre, poi alzi e allora lì. È proprio perché sei in finestra anabolica. Ma secondo me in generale quelli che riducono la propria personalità a una singola cosa che fanno. Sì. Studente di medicina. Okay. Boy. Tipo. Boy. Però lì è già più ampio. È sexy. Però visto studente di medicina è sexy. Attira. Anche se è la chimica. No. Genererò un bel dibattito. Però secondo me... Andare in giro con lo schermo dell'iPhone rotto. Peso. Ci sta. Peso. Dai, questa me la buona. Peso. Alle medie c'era sempre quello col telefono rotto. Sì. Alle medie, in realtà, perché io sono un po' più vecchio di te. Quindi alle medie da me non tutti avevano il telefono. Ah! Io sono di quella generazione. No! Proprio generazione limite. Ricky, cosa mi guardi con quello sguardo? Che abbiamo la stessa età. Cosa vuoi? Silenzio stampa. Davvero? Cioè, c'era gente... Non è vero. Sì. Cioè, allora, diciamo che il telefono per me era standard dalla prima superiore in poi. Però, quando io ero alle medie, io mi ricordo che ce l'avevo, ma solamente perché magari tornavo a casa da solo e i miei volevano che gli mandassi un messaggio quando arrivavo a casa. Ma non ci fosse stato quel pretesto, non me l'avrebbero preso. Ok. Quello è il senso. Io ero all'elementare e avevo quello con i tasti. Anch'io, all'elementare avevo quello con i tasti, proprio per lo stesso motivo. Però, sì, il telefono rotto... Cioè, però lì, non so, non è che posso fartene una colpa, non so come
come dire. No, esatto. Cioè, capito? Non è tipo la foto che ti fanno i genitori in Duomo. Cioè, sei tu che gliel'hai chiesta. Telefono, magari ti sei rotto, mi spiace. Sì, è che io ho una cura maniacale per il telefono. Poche volte mi sono caduti i telefoni. Perché sei dipendente. Una volta... Da questo aggeggio che ti tiene incollato no, tutto il giorno. Perché una volta mi è caduto in un... Sì. In una cosa... Sai quelli dove ci passano le macchine sopra, quindi è inclinato. Marciapiede, sì. Ecco. Mi veniva marciapiede. Il termine tecnico. Però in un coso di quelli inclinato in cui ci passano sopra il marciapiede. Mi è caduto sul marciapiede, scendo dal bus, mi cade lì, quindi così, immaginatelo. Sì. Pam, rimbalza sulla strada, ha fatto anche, rimbalza sulla strada la ruota del bus. Ah, cavolo. E sono tornato a casa e col telefono fisso di casa ho chiamato mia mamma e gliel'ho raccontato. Ma... col telefono fisso. E quindi adesso io me lo tengo. Adesso non si usano più i telefoni fissi, eh? No. Cringe. Capiamo. Io mi ricollego di nuovo. Le mie sono finite, quindi vai. Avere un Android con un font diverso da quello standard. Ma si faceva alle elementari medie, se volevi sì. Dire che Android è più personalizzabile. Cioè, e ci mettevi il Comic Sans nelle applicazioni. Boy. Guarda lì come mi guarda male, perché è esattamente quello che fa lui. Boy. Avere un Android con il Comic Sans. Ah, carrellato adesso? Le foto allo specchio con la faccia coperta. No. Sì. No. Ok, ho capito, cringione. Cioè... Io me le faccio. Così? Così? Che mi copre la faccia col telefono. Ma cosa stai mostrando con quella foto? Il fisico, l'outfit, l'outfit, la scena. Cioè io mi immagino tipo preserata. Oppure, okay. Ancora peggio, gruppetto di amiche, foto allo specchio. No. Così. Sì, no. Sì, sì. No, approvo. Cringe. Ma puoi farlo in modo figo se sei tipo Grecia, così che ci sono quelle robe con lo specchio, cioè devi fare le foto così, lì è una situazione. Lì guarda come cerchi di salvarti. Ok, in Grecia sì, ma se no, ti fai... No, per dire che c'è un modo per farle, sì, perché sono colpevole. Perché sei colpevole, ma se ti fai la foto a casa... No, tua... con l'Android. Con l'Android, cioè... No. Alle medie poi, vabbè, ormai divaghiamo. Alle medie poi si facevano le foto con tenendo le dita apposta così... Io cioè, tengo le dita così per fare i selfie. Sì, esatto. Oddio. Cioè le mettevano così, le tipe con le unghie fatte sì. Bene, eccetera, per far vedere che avevano un iPhone. Cioè tipo, non facevano la foto all'iPhone nuovo, si facevano la foto allo specchio con l'outfit bene per far vedere, pam, questa tipo, mela. Che iPhone c'era quando tu eri alle medie? Così capisci la Oddio. Differenza di generazione. Io mi ricordo alle medie, i tre iPhone che sono usciti. 7, 8. Io avevo il 4S, 5, 5S. Esatto. Cioè, capito? Il 7, bro. Cioè, tu ricordi l'iPhone 5? Sì, ce l'aveva mia mamma e glielo rubavo, lei andava a lavoro senza telefono, io stavo tutta la mattina così. A casa. Lei andava a lavoro senza telefono. La chiamavano e facevano: no, mia mamma non c'è, richiami dopo. Pazzesco. E giocavo a Clash of Clans. A Clash of Clans. Anch'io giocavo a Clash of Clans. Ci gioco ancora un pochino in realtà. Cosa ridi? Vero. Cringe. Un po'. Sto maxando il municipio all'11. Ok. Lamentarsi degli esami nelle storie Instagram. Sessione, maturità, recupero. Lamentarsi degli esami. Cioè, ok, basta. Hai vedete quando arriva tipo fine maggio, ma addirittura inizio giugno, che tu vedi l'annata che ha la maturità e vedi la classica storia in cui ti lamenti che sono tutti al mare e tu devi studiare. Oddio, sì. Sì, bro, sì. Basta. Bro, cioè, studia, che poi tanto fai l'esame di maturità e c'hai due mesi per non fare un cazzo. Dai. Mi piace. Sì. E anche quelli che sono in sessione, si deve, devo studiare. C'è gente che lavora, c'è gente che si spacca la schiena. Nessuno di noi due. Nessuno di noi due. Però, cioè, cosa ti lamenti dei tuoi esami? Lamentarsi degli esami secondo me è cringe. Ma secondo me lamentarsi è cringe. Io c'è questa cosa, c'ho quelle volte dove mi permetto 5 minuti mi lamento poi basta. Cioè per me è proprio lamentarsi è cringe. Lamentarsi è... Bravo. Capito. Io però sono abbastanza colpevole di questa cosa. Sì. Cioè io tutte le sessioni ero... Bam. Però quando lo vedi là fuori... Sì, adesso che lo vedo là fuori dico, dai bro, basta lamentarti. Io che per 3 anni, per 2 volte all'anno ho fatto questo per settimane. Io che ci faccio il video sopra. Giuro. E facevo la storia quando ancora non esisteva B-Real, a mo' di B-Real. Quindi mi inquadravo tipo me e il dietro dello schermo. E quindi c'era io che mi facevo il selfie così, che guardavo un po' in alto. E lo schermo del computer con la pagina che stavo studiando. E scrivevo la cagata tipo, anche oggi in biblioteca. No! 30 luglio e siamo in biblioteca. Sì. 3 anni ho fatto così. Però almeno sei guarito. Sono guarito, non faccio più l'università. Cioè, se no lo farei ancora. Mi sono laureato, di base. L'infradito. L'ho letta prima. L'alternativa all'infradito? Ciabatte. Quelle di Ricky. Bravissimo. Quelle okay. Là. Quelle di Ricky. Ce le lancia Ricky dalla... La sezione ciabatta. Vabbè, la voleva lanciare. L'ho presa io. Queste... Okay. Ciabatte un po'. Da giocatore di basket. Di base. Le slides. Le in teoria si le slides. Invece le altre, come si chiamano? Le flip flops.
Diciamo un giorno ti faccio un test d'inglese. Vai. Un test C2. D'inglese. Lui è C2. Io ho C2. Sì, io ho C2. Infradito, sai cosa è cringe dell'infradito? Non tanto l'infradito in sé, perché a me piace, è comodo. Vai. Il suono. Il suono. Mamma mia. No, no. 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 E c'è gente che cerca il suono, cioè lo fa apposta. Ma perché dopo un po' diventa addictive. Ritmico. Addictive. Addictive. Cioè, io ce l'ho l'infradito, lo uso in casa e dopo un po' mi piace addirittura camminare a vuoto per sentire questo chaff chaff chaff. E allora cosa la scrivi? Beh, però è cringe, cioè sono consapevole del fatto che non lo fai in giro? No, in giro no, in giro no con l'infradito. No, no, no. Cioè in realtà no, al mare sì. Cioè le metto però so che sono un po' cringe. Ah, ok, questa cosa registra. No. L'ultima, questa è veramente, veramente cringe. Vai. Postare le foto delle bottiglie in discoteca. Ci hai preso. Cringissima. Questa è la più cringe. Cringissima perché non sei figo. No. Se hai speso 2000 euro per una bottiglia di prosecco del discount, che al supermercato letteralmente paghi 5 euro e l'hai pagata tipo, 300 dentro la discoteca e ti posti tipo la foto con la bottigliazza così, in piedi. Dov'è il ritorno sull'investimento? Bravo, bravo. E tipo, poi io lo facevo quando ero tipo giovane. Beh, vabbè, non io da solo. È proprio quello che rende ancora più cringe. Aspetta. Tipo, tavolo da 80 persone. Ok, quindi tavolone gigante in cui metti 20 euro a testa. Ti fai portare sta belvedere da 6 litri. Quindi una bottiglia tipo di queste dimensioni. Uh-huh. E vedi proprio i fioi che a turno si fanno la foto uno a uno con sta belvedere in mano. Che smezza tipo in 80 persone. Anche quelli che ha messo 10-15 euro. Sì, no? Sì. Belvedere così. Madonna. Me. E poi la cosa più bella quando portano, perché poi c'è la scena, no? Portano con le stelle, sì, cose, eccetera, tutti così con la torcia accesa, così a guardare, a fare le scenografie. E poi tutti così perché devono mettere la storia sul momento. Sì, sì, momento. Sì, sì, sì. Oppure la mettono un giorno dopo e dicono last night was lit. Era un pre. Oddio. Niente di che. Ma... Era un pre. Siete dei pagliacci. Oh, madonna, sì. Quante cattiveria. Sì. Ma anch'io lo facevo. Ma anche tu sei un pagliaccio. No, ma sono ragazze o ragazzi? Ragazzate. Sono ragazzate. Okay. Ecco, sai cosa? È cringe se lo fai dopo i 20 anni. Mettiamolo così. Tutto è proporzionato, sì, alla, cioè, sua età. A 16, sì, anni, 17, che... Non potresti bere, tra l'altro. No. Vediamo, c'è anche questo piccolo dettaglio. No, ma... A 16 anni non potresti bere. No. Però in Italia non... Le 14enni vanno in discoteca. Ma sì. A far tavolo. Ma ovvio. Assurda. È vero. A 18 anni, te lo concedo, ci sta. Fai il tuo tavolone in discoteca, smezzi la bottiglia in 300 persone, ti fai la foto, figo. Ma a 20 anni, mi fai la foto con la bottiglia. Dai. O la foto non a te con la bottiglia, tipo il video al tavolo. Quello mi con il flash, col tavolo tipo sporco, con le lattine rotte, sì, buttate, sì, là. Sì, però c'era bel vedere. Bottigliazza. Bam! Bam! No, basta, cringe. Bene! Finito anche questo. Scriveteci le cose più cringe secondo voi. Fateci una lista, commentate, perché così fa bene l'algoritmo. Iscrivetevi perché questa è una cosa molto bella. Per niente cringe. E al prossimo episodio, vediamo cosa fare, capiamo. Forse è l'outro più fredda che io abbia mai sentito. Ma deve essere veloce. Cioè, già che siano arrivati fin qua è tanto. Quindi adesso deve chiudersi. Dico, ormai che sono qua a sto punto. Ah, li tagliamo con i fioi. Sì, con i fioi, con i ragazzi. Con i ragazzi. Diciamo una cosa che solo quelli che sono arrivati fin qui sapranno. E commenteranno poi per dimostrare che, esatto, sono arrivati. Tipo? Qualcosa del contrario di cringe. Che se fai sei un figo padre. Un figo, ok. Cazzo, non lo so. Non ho tutta sta inventiva, in realtà è tutto finto. Mm. È tutto... Sì, è vero, ce le siamo scritte. Ce le siamo scritte. Scrivetecela voi, così, senza contesto. Vedi, deleghiamo. Deleghiamo. Delegare. Deleghiamo. Basta. Ciao. Chiudi. Ciao. Basta.